Allora ragazzi, siamo qui, motore tornato dalla rettifica, l'albero tornato dall'equilibratura. Adesso quello che faremo oggi fondamentalmente non è altro che andare a montare l'albero, inserire almeno uno dei pistoni, dei 10, perché devo fare delle misure, delle misurazioni che daremo ad Acme Motorsport per dargli i dati del rapporto di compressione, perché si stanno occupando della parte elettronica e quindi hanno bisogno di sapere il rapporto di compressione per incominciare a tracciare una prima mappa. E poi andremo a finire di montare l'albero e l'albero a cam per poi incominciare con l'inserimento di ogni pistone dedicato con le sue fasce, il suo gap e quant'altro. Prima di iniziare ovviamente mi serve l'albero. Allora ragazzi, adesso andremo a fare un premontaggio dell'albero, quindi provvisorio. Dopodiché inseriremo un pistone e una biella all'interno di un cilindro per vedere in primis se il nuovo pistone e la nuova biella appunto toccano da qualche parte, hanno degli ingombri o delle tolleranze che non ci piacciono o se passano troppo vicini al monoblocco. Dopodiché una cosa fondamentale per capire quale sarà il nostro rapporto di compressione è fare dei rilevamenti. Uno di questi è appunto capire quant'è l'aria che rimane sul cielo del pistone al punto morto superiore. È facile, un pezzettino di plexiglass o di vetro con una siringa e un po' d'olio ci dà il volume che di fatto ci rimane nel cielo del pistone quando il pistone appunto è a punto morto superiore. Questo è un'altra serie di dati uniti a una semplicissima applicazione che trovate su qualsiasi sito online. Vi daranno il calcolo giusto per sapere a quanto sarà il vostro rapporto di compressione in modo da poter capire dove partire con la nuova mappa. A quel punto andremo a serrare definitivamente l'albero motore. You can hide. You can run. Bene, dunque ragazzi, adesso quello che andremo a fare fondamentalmente è fare il nostro ring gap, quindi dedicato per ogni pistone, ogni cilindro, fascia superiore, fascia inferiore, andremo a limarci le fasce per avere il gap, quindi lo spazio di chiusura regolare, perfetto per un motore che ha dei pistoni forgiati in alluminio e che andrà a lavorare con un compressore volumetrico che spingerà l'aria a un certo tipo di volume e di forza. Adesso lentamente mi prenderò, perché purtroppo è un lavoro lungo, lento e noioso, tutte le misure di ogni fascia, poi andremo a imbiellare il motore, che siamo rimasti con l'albero motore inserito dentro monoblocco, e incominceremo a fare quello che si chiama l'imbiellaggio, quindi impernare pistoni nelle bielle e mettere le bielle e i pistoni dentro il nostro motore. Come vi stavo dicendo ragazzi, andremo a fare il ring gap. Ma perché? Fondamentalmente ragazzi è semplice. All'interno di un motore ci sono le cosiddette dilatazioni termiche, che variano a seconda dell'utilizzo del motore, turbo, volumetrico, aspirato, ai tipi di benzina e ai materiali e alle dimensioni, pistoni, canne, alluminio, acciaio. E quindi ogni motore avrà bisogno di un ring gap dedicato in base al suo utilizzo. Quindi andiamo a prendere in primis l'attrezzino apposta per creare il nostro gap, quindi la fascia abbondante verrà limata fino ad arrivare al punto giusto, poi rifinita con una lima a mano sulle bave e sugli angoli vivi che potrebbero rigare o dare fastidio ai cilindri o ai pistoni stessi, e con lo spessimetro andremo a verificare fascia per fascia, cilindro per cilindro, che il gap sia adeguato. Munitevi sempre di qualche fascia di scorta, perché se andate lunghi, se limate di più, ragazzi, la fascia è compromessa ed è da buttare. Dopodiché usiamo lo spessimetro con i dati che ci siamo andati a ricercare sulle specifiche tecniche per verificare anche la tolleranza di accoppiamento delle due bielle, che nel caso dei motori a V spesso e volentieri due bielle lavorano accoppiate tra di loro e hanno bisogno di un certo gap anche tra di loro. The moment to rise and take over the world. I'm on top of everything.
on top of my game. Big city life, big city dreams. Think large, go hard. Shine light for the ones in the dark. Stay true to yourself and go big from the heart. You wanna dream big, you better dream large. Blocking lanes on the boulevard. Eccoci ragazzi, bentornati. Dunque, è passato un po' di tempo, infatti vedrete la mia abbronzatura e la capigliatura nuova. Purtroppo le guarnizioni che c'erano arrivate per andare avanti sono arrivate sbagliate. Ci sono voluti un mese, no, ci è voluto un bel mese per riaverle giuste, buone, dagli Stati Uniti. Dunque, dove eravamo rimasti? Abbiamo imbiellato tutto, albero, pistoni, bielle, tutto dentro. Adesso col nostro amico comparatore ci troviamo i punti morti superiori per incominciare a fissarci la distribuzione e andiamo avanti su quello che dovevamo fare la volta scorsa, quindi guarnizioni, teste e tutto il valve train del motore. Mi metto sotto, fa caldo, sono stanco, ma via, iniziamo. Yeah. Let the drums lead the way. War ready in the jungle every day. In every way I want freedom and live for it. Sacrifice my life and I will kill for it. Building brick by brick, that's how my body work. Got it out the mud from the dirt, I had to make it work. The revolution starts now, this is history. Heart of a soldier, no mercy for my enemies. Dunque ragazzi, eccoci, siamo arrivati al dunque. Motore completamente chiuso, il propulsore è stato assemblato completamente. Montate le teste con le nuove guarnizioni lamellari per reggere la spinta del compressore volumetrico, distribuzione messa in fase, tutto il valve train, quindi punterie, aste, bilancieri e quant'altro, tutto montato al suo posto. Chiusa anche la coppa col suo pescante dell'olio, siamo pronti a questo punto per la parte un po' più tediosa, via. L'aspirazione con il compressore che darà una bella soddisfazione anche dal punto di vista visivo e poi tutti i nostri amici servizi che andremo a montare, quindi alternatore, pompa dello sterzo, pompa, il compressore dell'aria condizionata e quant'altro. Dopodiché saremo pronti per volano, parte posteriore, cambio e il buon Fede si occuperà di infilarlo dentro la macchina. Burning up, going crazy like a wildfire. Flames running through my soul like lava, yeah. Temperatures are rising, I can take the heat. My eyes on the stars, cause that's where I wanna be. Getting hotter by the second, about to lose control. Whoa. Smoke all in the air, but I gotta find a way. Look up to the sky, but I only see gray. Burning like a flame that I can't contain. Ignite the fire, burning desire. Allora ragazzi, per fortuna abbiamo finito il grosso di quello che era la mia parte all'interno di questo bellissimo progetto. Ora, giusto per fare un punto di cosa è stato fatto, fondamentalmente Fede aveva avuto dei problemi con questa macchina, quindi mi ha chiamato per vedere di risolverli e di aiutarlo con la parte meccanica. Nello smontaggio abbiamo trovato dei pistoni completamente colati e delle bronzine messe non proprio benissimo, delle guide valvole, delle valvole anche lì un po' conciate, quindi
Fede voleva ripristinare la parte col compressore volumetrico perché era il bello della macchina e dargli dei cavalli e dell'affidabilità. Quindi abbiamo dovuto inventarci un po' tutto. Abbiamo mantenuto l'albero originale che è già un forgiato e poi abbiamo dovuto adattare sia delle biele ad H forgiate che reggono fino a 1200 cavalli e dei pistoni sempre forgiati, scavati, quindi dish, per poterla abbassare un po' di rapporto di compressione e potergli dare più pressione del volumetrico senza incorrere nel problema di sciogliere appunto i pistoni. Rivedere assolutamente tutti gli alesaggi, quindi la rettifica dei cilindri e quant'altro, mandare tutta la rotazione del motore, quindi albero motore e tutti i manovellismi, e mandarli da Arthur in Austria, che li ha equilibrati al grammo, in modo che la rotazione è perfettamente pronta per essere montata e girare a delle rotazioni importanti, oltre che a delle potenze importanti. A quel punto io e Fede abbiamo deciso di rivedere bene le teste, lavorarle un pochettino, ripristinare tutto quello che si poteva trovare in commercio in maniera rapida, anche se poi purtroppo i tempi sono andati lunghi perché qualcosa è arrivato sbagliato, come le guarnizioni. Riprendere poi le guarnizioni giuste che reggano la pressione dell'altezza giusta per creare il giusto rapporto di compressione per poter andare a fare con Acme la mappa ideale per avere il setup stradale con benzina, come dicono gli americani, pump gas, quindi la benzina che trovate dal benzinaio. Ora, l'abbiamo finito, abbiamo sostituito tutto quello che potevamo, pompa dell'acqua, insomma. Adesso con Acme ci occuperemo di scegliere gli iniettori e di occuparci di tutta la parte elettronica e poi la parte difficile, la parte di fino, quindi creare la mappa ad hoc per questo mezzo, che darà delle grandi soddisfazioni e speriamo che spari dei cavalli sul banco notevoli.